Ciao a tutti. L'esistenza del mondo è uno stupore infinito, scriveva 2400 anni fa il grande poeta tragico Sofocle, ma nulla è più stupendo dell'uomo. Se anche voi la pensate così, credo che non avrete nulla in contrario se oggi nel film incontreremo una cuoca, un postino, un venditore di carbone. Certo, magari non andremo a scovarli sotto casa, ma un po' più lontano, a Bangkok, in Thailandia. D'altra parte, Geo si chiama così ricollegandosi a Gea, che secondo la mitologia greca è la grande madre terra, il primo essere divino nato dal caos insieme alla notte, all'aldilà e all'amore fecondo. Gea è appunto la madre terra che tutto abbraccia, tutti gli ambienti, tutti gli esseri piccoli e grandi, fatti solo di natura o intrecciati di natura e cultura come l'uomo. E d'altra parte, sempre a proposito di Geo, scusate se oggi parliamo così tanto di noi, colgo anche l'occasione per rispondere all'obiezione di un'intera classe di giovani, la seconda D dell'Istituto Cine TV di Roma, che ci rimprovera perché diciamo Geo invece di Geo, e ci dicono, ma scusate, diciamo geografia, non geografia, altrimenti scrivetelo con l'H. È vero, pronunciando questa parola un po' alla greca, un po' alla tedesca, noi infrangiamo le regole di giusta pronuncia, giusta scrittura della nostra lingua, ma in fondo c'è un motivo, almeno mi piace dirvi che c'è questo motivo, ed è esattamente che, almeno così facendo, dal lunedì al venerdì, noi ci ricordiamo che le regole di vita, di grammatica, di alimentazione dei popoli della terra non sono sempre le stesse. Quello che è giusto per l'uno può essere sbagliato per l'altro. Allora, questo scambio di parole, geo per geo, geo per geo, che sembra un gioco di parole, prendetelo come un invito sorridente alla comprensione tra i popoli. Un romanzo, scriveva il grande Stendhal, non è altro che uno specchio portato in giro da un curioso in un viale. È un po' quello che abbiamo fatto noi oggi. Siamo andati con la cinepresa per i Klong, i canali di Bangkok, a scoprire piccole storie di uomini che però fanno parte della grande famiglia umana. Siamo in Thailandia e questo corso d'acqua per la gente che abita in questa zona non è un fiume, ma una strada. Spesso il sole sta tramontando quando Vira Timpuong si mette in cammino. La sua meta è la città di Tomburi, dove venderà il carbone di cui è piena l'imbarcazione. Con lui è sempre la moglie e spesso uno dei suoi tre figli. È la moglie che lo aiuta a caricare e scaricare il carbone, che gli fa compagnia tenendolo sveglio durante le lunghe ore di navigazione notturna.
Sono le 4 del mattino quando l'imbarcazione di Impuong arriva a Tomburi, la città che sorge sul fiume Menam. Questa invece è la signora Bun Prasit, di professione cuoca, che si sta dirigendo al mercato. Il suo lavoro consiste nel girare la città su una piccola imbarcazione, vendendo minestre, verdure, spiedini da lei preparati. Le vie cittadine da lei percorse naturalmente sono canali navigabili, i klong, come vengono chiamati qui in Thailandia. Il mercato di Tomburi. Impossibile descrivere i colori, gli odori, il chiacchiericcio che lo caratterizza. La signora Prasit ha le idee chiare e in breve acquista gli ingredienti per la preparazione del pasto di oggi. Oggi l'interesse di tutto il mercato è rivolto alla troupe che si sta aggirando fra le bancarelle. Una volta a casa, la signora Prasit preparerà il pasto per i suoi clienti abituali, che sono circa un centinaio. La giornata si svolge con ritmi e cadenze precise ed immutabili. Alle 6 in punto passerà silenziosamente un monaco che ogni mattina chiede il cibo per sé e per i suoi confratelli del tempio. L'offerta sarà sempre accompagnata da una preghiera. La signora Prasit chiede di diventare ricca vendendo molto cibo. Alle 8 è la volta del postino. A Tomburi, come ovunque, l'arrivo del postino è segnato dall'abbaiare indispettito dei cani. Nei canali il bagno si può fare soltanto quando c'è l'alta marea che spazza via i rifiuti di questa città galleggiante. La signora Prasit si accontenta di una rinfrescata prima di iniziare il suo giro di vendite per la città.
Vira Tim Puong, nel frattempo, è ritornato con sua moglie e suo figlio. Quei fiori che si vedono sulla prua della barca sono dedicati agli spiriti benevoli del fiume affinché lo proteggano durante il viaggio. La barca rappresenta qualcosa di più che un semplice mezzo di trasporto. A lei sono affidate le sorti dell'intera famiglia che non potrebbe sopravvivere se andasse distrutta. L'acquisto dell'imbarcazione avvenne subito dopo il matrimonio con i soldi ricavati dalla vendita della dote della moglie. La speranza era quella di riscattarsi dalla miseria in cui vivevano con lo stipendio da operaio. Questo posto sul Klong Saeng, fino a qualche tempo fa, era il mercato natante più importante della Thailandia. Oggi, con l'avvento dei mercati coperti e l'aumento della velocità dei trasporti su strada, ha perduto parte della sua importanza, ma rimane sempre un luogo affascinante e brulicante di vita. Non è solo questo mercato a subire i cambiamenti imposti dalla modernizzazione. Molti Klong sono stati riempiti per costruire delle strade. Altri spesso vengono utilizzati dalle fabbriche come canali per i rifiuti. Nonostante questo, si continua a costruire case lungo i canali, ignorando norme igieniche e comodità minime. Non pagare un terreno è una facilitazione che fa passare sopra qualunque sacrificio nella vita quotidiana. Dalla vendita del carbone, In Puong ricava di che vivere per sé e per la famiglia. L'aiuto della moglie consente di raggranellare qualche soldo in più da mettere da parte. La speranza è quella di riuscire a far studiare i figli. Sta passando una processione. Un monaco è stato premiato dal re per le sue doti di fedeltà e dedizione. L'annuncio viene dato festosamente e rumorosamente per le vie della città.
Questa è un'intera famiglia che vive cercando nel fango, fra i rifiuti, qualunque cosa abbia un benché minimo valore. La ricerca avviene soprattutto davanti alle abitazioni perché la probabilità di trovare qualche oggetto è superiore. Qui vige la regola che quel che viene trovato diventa di proprietà dei cercatori. La miseria è talmente diffusa e profonda che sarebbe naturale rivendicare la proprietà degli oggetti smarriti. Ma chi vive in queste condizioni, nel fango, ha diritto alla comprensione e all'aiuto di tutti. Tolleranza e generosità sono le due regole che guidano gli abitanti dei Klong. Gli oggetti ritrovati sono sempre di scarso valore. Qualche volta si trovano monete. Una volta raccontano di aver trovato addirittura una catenina d'oro. Ma è sufficiente anche un cucchiaino da rivendere per guadagnare qualche cosa. ก็ร่อนเหมือนกันครับเป็นนักประดาน้ําครับร่อนก็ทุกวันครับไปอาชีพครับไปหลายที่หลายจังหวัดเลยจังหวัดประมาณ5,000ครับได้ทองบาทห้าพันครับได้ที่จังหวัดนนท์ครับเป็นสร้อยคอครับVendono tutto quello che trovano e a chiunque. Nulla li ferma, neanche le ferite che si provocano con vetri e latte nascosti nel fango. Pioggia, vento, sole, loro sono sempre là, immersi nell'acqua alla ricerca di qualunque oggetto. La signora Prasit è annunciata da un buon profumo di spiedini. Sono le 3 del pomeriggio ed è in giro sulla sua barchetta da 6 ore. หมูติดมัน
พรุ่งนี้ขายมั้งตีนก็นั่งไม่เคยมันไม่ขายอ่ะตีนยังแม้เวลาไอ้เวลาทวนเรือทวนแพเวลามันต้องอาศัยตีนยันกระทงเนี่ยทวนเรือเวลาจอดเรือแผลไม่ได้เย็บแผลโดนแผลโดนเลื่อยเย็บไม่ได้แบบเอองั้นสิก็เหยียบไอ้ตอนเชือกที่แรกมันรู้สึกไงไม่ลอกไปได้ชึกเดียวเข้าไปเลยเขาบอกไม้มันแตกรวดเป็นเข้าไม้มันแตกไอ้เลื่อยมันก็พาดรวดเข้าไปเลยไม่ใช่ว่าค่อยๆเลื่อยมาอะไรอ่ะมือเลื่อยมือพูดถึงว่าเวลาเข้ามาใช้เครื่องใช้เครื่องLa contrattazione è d'obbligo. Anche il cliente abituale prova sempre a farsi abbassare il prezzo del cibo. Ma la signora è molto abile a convincere i clienti a pagarle il dovuto. ตูดอย่างนี้แหละดีนะบอกเขาก่อนไก่ย่างมาแล้วจ้าไก่ย่างPer Vira Tim Puong la giornata lavorativa è arrivata al termine. Il carico di carbone è stato venduto ed ora non resta che ripulire la barca e concedersi un bagno distensivo con uno dei suoi figli.
อดิน้องแquesto personaggio dei Kuong lo abbiamo già incontrato. È il signor Plank, il postino. Anche sua moglie lavora, vende i biglietti del traghetto che si trova proprio di fronte alla loro abitazione. La casa in cui vivono è di proprietà della moglie, o meglio della famiglia della moglie. Sono ritenuti entrambi istruiti avendo effettuato gli studi a livello elementare. Il futuro dei Kuong non li preoccupa, come si potrebbe pensare, considerando tutti i cambiamenti avvenuti negli ultimi tempi. Sono 13 anni che il postino si muove lungo questi canali, consegnando posta ad una popolazione che vive lottando con la miseria. Eppure la sua visione degli anni che verranno è ottimistica e piena di speranza. I Kuong non potranno sparire. La gente continua ad aumentare, il bisogno di case sarà sempre fortissimo. La modernità non potrà che migliorare il sistema di vita dei Kuong. Tante più case, tanta più vita ed anche tanta più posta. Tra 20 anni qui sarà ancora più bello di oggi, dice il signor Plank. Sarà proprio questo il futuro dei Kuong? Sarebbe bello poterselo augurare con la stessa fiducia del nostro postino, ma significherebbe forse ignorare la realtà. Per le strade d'acqua il domani non sembra promettere molto di buono.